io potessi, per quel che capisco, dire cosa sta accadendo nel qui e ora, il qui e ora, che vuol dire questa settimana, non sto parlando di questo del 2012, questa settimana è la settimana che ha avuto una svolta epocale, perché tutte le anime umane sono pronte a ricevere la scintilla di amore e accendersi nell'amore. Dov'è? Il punto è, se coloro che hanno fatto un lavoro adeguato, sufficiente, a voi trovare le parole, riescono nell'incontro personale, intimo, profondo, nello scambio che c'è tra le persone, a portare come testimonianza, non come parola, perché l'incontro intimo, profondo è da cuore a cuore, portare questa testimonianza di una scintilla di amore. E questo accende l'amore dell'altra persona, il purissimo amore del Cristo lo divampare. Non ci ardeva forse il cuore interno quando ci parlava? Ecco. E questo è di qui ora di questa settimana, è una cosa unica. Io posso dirlo questo. Noi come comunità abbiamo lavorato per mesi e mesi e mesi per arrivare. Noi abbiamo dato il nostro contributo, per carità, altri gruppi danno il loro contributo, per arrivare a seminare questa forza di amore, che è una parola gigantesca. Io la parola amore la dico sempre con estrema reverenza, però bisogna parlare di questo, perché è sacro, non ci sono altri, è sacro. Bene, e allora tutto questo, adesso siamo pronti. Allora cosa serve? Servono degli uomini che liberamente testimoniano di questo. Questo è il punto. Non dobbiamo aspettare un evento salvifico esterno, no, il come è nelle nostre mani. Il cosa è deciso. Il come siamo noi. E quello che parlavo prima con Giorgio, proprio, diciamo, come dire, informazioni ricevute fresche fresche, va, di una settimana, adesso, come dire, sono cambiati i piani di vita. Se prima, fino a una settimana fa, il piano A era la presenza, la venuta del Cristo e l'umanità ne subirà una catastrofe, perché se non è pronta sperimenterà l'amore con la ira, terremoti, maremoti, città d'estate, tutto quello che volete dire. Adesso questo è diventato il piano B. Il piano A è adesso che tutto venga, come dice l'Angelo, il mio gioco e sono avvenuto. Questo però è fondamentale, che si moltiplichi, che si moltiplichi, portare gesti di amore, testimonianze di amore, incontrarsi nell'abbraccio profondo. Noi siamo abituati a un mondo che ha l'abbraccio superficiale. Come va? Non dirmelo che non lo voglio sapere. È un formalismo. L'abbraccio profondo, l'incontro. Chiaro che non si può farlo sempre, sempre, sempre. Lì ci vuole anche discernimento, ci vuole attenzione. Però lo sguardo delle volte può servire. Allora, il come, cosa avverrà? Non dipende da te, dipende da noi. E a quel punto, quando questo come si sarà sviluppato in un modo, come dire, il più incruento possibile, sarà deciso il quando. Per quello c'è scritto che solo il padre conosce l'ora, nemmeno il figlio conosce l'ora. Perché la cosa la decide il Cristo, il come è la madre, e il quando è il padre. Solo lui decide il quando. Ma se noi lavoriamo, ma non per noi, perché tanto, non so, non vorrei essere banale, morire bisogna. Siamo già morti centinaia di volte, no? Ma che questa vita così unica, essere sulla terra nel momento in cui Cristo ritorna, è una responsabilità. Abbiamo deciso noi di essere qui in questo momento, di essere presenti. E allora cosa voglio fare? Cosa voglio portare? Lo tengo per me? Mi purifico? Mi digiuno sacre abluzioni? Ma questo non diceva amate il prossimo vostro, mica devo amatevi voi stessi, no? Allora dov'è il nostro prossimo? Oggi siamo noi, noi siamo un prossimo, con quello che avete vicino, quello che vi ha portato via la sedia, quello che è seduto per terra, noi siamo il prossimo e tutti abbiamo un prossimo, ma se nella porta di quel prossimo mettessimo questo gesto di amore, che è una parola grossa, lo so, non sempre siamo così bravi, non sempre siamo così risonanti con il mondo, lo sapete. Ma lo sa anche lui, lo sa anche lui che siamo in pescatore. Ma quando posso, in quei momenti, almeno una volta al giorno, una volta, sono riuscito a essere un portatore di amore.
e il resto, e poi saranno due, e poi saranno tre. Perché se noi il come si basa principalmente su un punto, adesso vado al mio punto, che noi dobbiamo arrivare a superare una cosa fondamentale, la dicotomia tra bene e male. Noi siamo imbevuti da quel giorno che abbiamo mangiato di quel frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, un albero, due frutti. Albero con due frutti, bene e male. Vuol dire che in noi il pensiero duale è entrato. Noi siamo simmetrici, due lati del cervello, mani destra e sinistra, noi siamo duali nella lateralizzazione. Siamo triarticolati nella verticalità. Io sono due così, e sono tre, testa, ritmo e tre. Nel tre sono immagine di Dio, nel due sono immagine di Lucifero. Invece sono due natori. C'è l'uomo superiore, immagine, e c'è l'uomo caduto, che sono simmetrico. E lo sapete tutti che c'è un cifro nella simmetria, perché quando vi guardate allo specchio, che è l'immagine, vi vedete rovesciati, in gamba. Io alzo la destra e vedo Enzo che alza la sinistra. Faccio così ed è sempre che alza quell'altra mano. Pensate allo specchio, c'è moltissimo da imparare allo specchio. Quando eravamo bambini ci dicevano non guardate allo specchio che dentro c'è il diavolo. Era così qualcuno che è il mio anzi. E non era lo stesso. Bene, allora noi siamo imbevuti di pensiero del bene e del male. Ma questo presuppone, se questo fosse vero, che ci sono due divinità. C'è una del bene e una del male. Ma per me c'è un Dio solo. Non possono esserci due di Dio. Ce n'è uno. E allora dove nasce il male? Il male nasce perché quando ne siamo caduti, come faccio a tirarti su? Come faccio a farti uno specchio di tutto quello che devi fare? Allora ha preso una parte delle gerarchie e le ha sacrificate come forze dello Stato. E noi ci sbattiamo dentro su sto Lucifero, sto Himmler, sto Satana, è male, è male, è male, e combattiamo il male. State attenti, combattere il male è come essere un tiro alla fune. Io sono il bene e lui è il male. Ma non tiro la fune, in realtà io sto sostenendo quell'altro, perché se io muoio, quello cade. Se io muoio, il male non c'è più. Se io esco dal pensiero duale, il male si manifesta nella sua vera natura, che sono gerarchie sacrificate. E cosa fanno le gerarchie sacrificate quando vengono riconosciute come parte di Dio? Ci donano le loro forze per salire a Dio. Io posso dire questo, quest'anno ne farò 64, magari mi ho preso tutti male. Ecco. Sono arrivato a capire questo, che per salire, le forze per salire non sono un mero uomo caduto, sono quella solo le gerarchie, ma le gerarchie si palesano tutta prima come forza dello Stato. Quando le ho riconosciute, quando le ho operato per questo superamento, tornare al pensiero unico, Dio è uno, purissimo amore. Non posso continuare col pensiero di loro. Allora tutto questo si scioglie e mi danno le loro forze a me per sempre. Allora se vogliamo un come diverso, si può solo superando il bene e il male. Altrimenti noi restiamo nel pensiero di male, bene e male, e ti capiterà il bene o il male. Se noi abbiamo superato, siamo, ritorniamo nell'uno, nell'uno, Dio è uno, tutti lo diciamo. Però ci dimentichiamo quando lo portiamo in pratica. Ecco, questo è il messaggio che io, come qua con tanti ci conosciamo, volevo un po' portare. E su questo, se voi la sera quando vi raccogliete dentro voi stessi, vi rivolgete, chiamatelo come volete, al purissimo amore. Vuol dar bene a tutti, penso che anche gli arabi pregano il purissimo amore, no? Se vi rivolgete al purissimo amore e vi rivolgete e dite, dono le mie forze spirituali affinché nell'umanità avvenga questo superamento che avviene in noi, sparisce questo popolo. Perché nel piano di Dio il male è uno strumento per noi per crescere. È questo che non ci viene mai detto. È questo che siamo caduti in questo irretimento. E questa è la forza o il messaggio che io vorrei, io lo porto, poi fate quello che volete. Perché siamo troppo imbevuti. Adesso sentiremo parlare, Giorgio vi spiegherà tutto il suo meraviglioso lavoro, però nel rapporto che ho con Giorgio, che è anche dialettico, perché come uomo, io una volta ho incontrato un maestro indiano, un grande maestro,
che quando è arrivato in macchina tutti gli facciamo dall'automobile e non si poteva neanche parlare con lui se non tramite due persone. E arriva lì, io devo fargli un ashram, devo fargli l'agricoltura dell'ashram, lasciamo stare. Arriva lì, tutti osannati, mi guardano, mi sono parlato e ho detto, piacere da stati, scandalo. Io sono un uomo, tu puoi essere anche un maestro, ma io sono un uomo, tu sei un uomo. Oppure, io mi inchino, sì, ma devi dimostrarlo. E seconda cosa, io mi inchino di fronte al mondo dello spirito. Siamo uomini, si può avere una forte talento, che non è un felicità. Allora, io vi invito, la madre di tutte le madri di quello che noi chiamiamo madre, il vestito è la massoneria, ma non mi interessa. La madre di tutte le madri è il potere farmaceutico. Vaccinazioni, trapianti, speculazioni, organi, vaccinazioni, lotti. Pensateci un momento. La madre di tutte le madri non è la mafia, non è la massoneria. Loro sono al servizio di questo potere, il potere più grande che ci sia. Allora se noi la sera, non è la nostra libertà, doniamo quel poco che abbiamo sviluppato durante la giornata, per riconoscere che questo che chiamiamo male non è altro che un aspetto, diciamo, di queste forze dello Stato. Io sono chiamato di Dio. Abbiamo sciolto tutto. Ma quando abbiamo sciolto tutto, il come sarà solo vincere. E quando sarà come bere un bicchiere di rosolio. Questo lo dico, mi vuole dire, per quello che stiamo cercando di fare qua, per quel poco di esperienze che abbiamo fatto fino ad ora. Noi siamo non solo strumenti di Dio, noi siamo destinati ad essere i co-creatori della destino. Cominciamo a pensare in termini di co-creatori. Co-creatore vuol dire che siamo soci. Lui è di maggioranza, io sono di minoranza, però siamo soci. E per fare una cosa, siccome lui rispetta tutti, dobbiamo arrivare all'unanimità. E lui sta aspettando che si arrivi questa unanimità per far partire questi tempi che ormai sono imminenti della completa manifestazione di Cristo. Però dipende da noi. Usciamo, il mio messaggio è questo, usciamo da una visione passiva dove io prego, faccio certe cose e spero di salvarmi, entriamo nella visione attiva dove noi siamo lo strumento carne, perché lui, la Genesi lo dice chiaro, il settimo giorno si è fermato davanti a lui e ha dato la libertà. Il settimo giorno si è fermato e aspetta la nostra libertà. Noi siamo liberi di diventare concretori o siamo liberi di restare incatenati nelle incarnazioni. Dipende da noi. Allora, il mio messaggio, l'ho finito, è cerchiamo di uscire da questo pensiero duale. Se no, saremo sempre incatenati. La tiro la fuga, è una catena. E se resto incatenato, come faccio a diventare libero? Perché noi incontreremo il Cristo nella pienezza solo quando saremo liberi. Perché lui ci ha detto, se cercate la verità che vi farà libero. Ma se non ho la verità del bene e del male, non sarò mai libero. E se sono mai libero, quel giorno sarà male. Ecco, questo è quello che volevo dire. Scusate, ci ho portato via tempo. Adesso lasciamo Giorgio, che è venuto apposta a farci questo grande onore. Prego. Evidentemente del vero, c'è anche una dialettica, ovviamente con
di mancette elettrica, uno ci crede e non ci crede. Però ovviamente nel nostro percorso di vita spirituale umano, con persone come Enzo, per me è importantissimo perché è portatore di un messaggio che viene dal cielo, e questo fuori discussione, non può però non esserci uno scambio di vedute, un dibattito, anche delle opinioni diverse però nella metodologia e nella forma. Però alla fine, nella sostanza, quando Enzo ha parlato dell'amore, lì lui mi ha in una dialettica, l'amore è amore, basta, o ami o non ami, mentre magari su altre forme di interpretare il cammino dello spirito o l'evoluzione dello spirito, perché di questo si tratta, l'evoluzione dello spirito nella dimensione umana, e allora lì si può avere, io posso interpretare, capire i discorsi che vengono dal cielo, i discorsi che ha fatto Gesù Cristo stesso, e magari un altro, un fratello come Enzo, altri fratelli possono avere un'interpretazione che poi apparentemente è diversa, o forse è diversa nel cammino umano, però nel concetto profondamente non lo sarà. Premesso ciò, adesso vi dico che cosa vi voglio dire. E intanto, siccome io è noto nel mondo, perché sono conosciuto come in tutto il mondo, che sono un provocatore non per fare del male, per fare riflettere. Io porto un messaggio di Fatima, tutti sapete la mia storia, cioè dei segni nel mio corpo estivo di Gesù crocifisso, perché da lì, secondo il messaggio che io ho ricevuto, da quella crocifissione che Cristo ha scelto, perché Cristo poteva anche non scegliere, perché è padrone della vita e della morte di tutti gli esseri dell'universo, ecco da lì parte tutto il cammino dell'evoluzione umana da 2000 anni ad oggi, perché la scelta dell'uomo è stata quella per ora di rifiutare la redenzione, mentre alcuni, e credo secondo me tutti voi, qui presenti altri nel mondo, di accettare la redenzione. Quindi il sacrificio di Cristo è molto importante per capire l'evoluzione dello spirito, l'evoluzione. E allora, siccome io sono molto legato alla figura di Giovanni Battista, quello che guidava il deserto, quello che annunciava la venuta di Cristo, oggi in un certo senso sto imitando per il mandato della Madonna di Gesù questo signore Giovanni Battista, che annuncia gridando la venuta di Cristo, gridando il pentimento, denunciando i mali del mondo. Mali del mondo, ecco, male, uso la parola male, e userò anche la parola bene, non perché io sono legato ancora alla verità, ma perché voi mi dovete capire, altrimenti non ci capite niente. E mi spiego, mentre Enzo parlava, ecco la dialettica, 30 minuti circa parlando, io ho fatto un conteggio, sono morti circa 1500 bambini adesso, mentre noi parlavamo qui tranquillamente, mentre io mi sono riempito la pancia, veramente sono di una delizia. Ma con una bellissima pizza, una bellissima pasta al forno, io la chiamo così, che ha preparato qui i fratelli di questo bellissimo luogo, sono morti 3.000 bambini. Ma non è che sono morti perché Dio li ha fatti morire, sono morti perché noi li abbiamo uccisi per fame. Di questi ne muoiono 30.000 ogni giorno. È bene o è male questo? Non lo so. È una cosa che al padre Adonai, perché si chiama così, Adonai, il Signore, gli fa girare le palle. Non è d'accordo che 30.000 bambini, suoi pargoletti, piccoli, noi li ammazziamo. È bene o è male questo, signori? Se a voi vi ammazzano un bambino, un mafioso, e gli sparano nella testa, voi gli dite, la dualità devo riflettere o lo fermate? È bene o è male? Questo quando andate a casa, perché oggi io per bere devo mettere un bicchiere d'acqua, posso pensare fino a strapparmi i capelli di vivere senza acqua, morirò fra 6 giorni se non verrò. Quindi dobbiamo essere pratici per capire Cristo, perché Cristo era molto pratico, e Cristo, e su questo sono d'accordo con Enzo, non ha più bene e male, lui è tutt'uno,
Ma quando si è incarnato il figlio dell'uomo, perché il figlio dell'uomo da solo faceva capire che lui erano due cose, il figlio dell'uomo Gesù, quello che mangiava, che faceva la pipì, che si baciava, che piangeva, che ha detto non voglio andare in croce, era il figlio dell'uomo, e c'era un altro, era il figlio di Dio, che era Cristo, quello che apprezzava, quello che diceva fratelli, pentitevi. Quindi c'era una dualità nella materia, nella nostra dimensione. Vi piaccia o no? Perché Gesù, il figlio di Dio, ha profetizzato tutto, ha detto tutto, ma poi nell'orto del Getsemani si è inginocchiato e ha detto Padre, allontana da me questo calice. Ma come poteva dirlo se era Cristo? Scusate, io se ero presente le avrei detto, ma tu mezz'ora prima nell'ultima cena mi hai detto che sei il figlio di Dio, che sai tutto, che senza di te non si può fare niente, adesso te la stai facendo di sotto che non vuoi andare in croce. Perché? Padre, allontana da me questo calice. Ma poi l'altro, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Scusa, ma il Cristo non è tutt'uno col Padre. Perché dice al Padre sia fatta la tua volontà e non la mia? È una grande contraddizione. Voi dovete aprire gli occhi, fratelli, se no bevete e non capite niente. Perché Gesù dice allontana da me questo calice? Perché è duale nella materia. Non è Nettuno, è due persone. L'uomo che soffre, che ha paura, è Dio che sta dentro di lui. Duale. Nella quinta dimensione, nella dimensione paradisiaca di cui Enzo conosce benissimo, siamo tutt'uno. Ma qua come faccio a essere tutt'uno se un bambino mi sta morendo di fame e io non vado a cercare da mangiare per darglielo da mangiare? Oppure vado a rubare, oppure prendo a bastonate un uomo che mi dà il pane per salvare la vita. Io sono la vita, ha detto Cristo. La verità è la vita. Allora se quella vita, quel Cristo lì mi muore di fame, io gli vado a fare un mazzo così ai potenti per dargli da mangiare. Altro che dico siamo tutt'uno. Non siamo tutt'uno per niente. Tu sei il male e io sono il bene. Tu sei il male che ammazzi i bambini. Io sono il bene che li salvo. Poi dopo capisco che arrivando al Padre mi unisco. Ma siccome il mio Signore, il mio Maestro è Gesù, Gesù è il Maestro di tutti. Gesù ha detto allontana da me questo calice. Cristo ha detto ma sia fatta la tua volontà. Due persone, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Quando Cristo lascia la croce è tutt'uno, ma finché in croce Padre perché mi hai abbandonato? Ma come? Se ci hai spiegato che tu devi redimere il mondo, ci devi salvare a tutti e ti lamenti con tuo padre che ti ha abbandonato? Non mi sapete rispondere, perché io dico la verità. Io sono nato per Dio e mi farò ammazzare per Dio. Cristo lo faceva apposta. Cristo ci insegnava. Quando si lamentava ci insegnava. Quando piangeva ci insegnava. Quando ha sudato sangue ci insegnava. Quando gridava, perché gridava, come sto gridando io, ci insegnava. Quando accarezzava i bambini ci insegnava. Quando ha mandato al diavolo a suo padre, perché l'ha mandato, gli ha detto mi hai abbandonato, ci stava insegnando qualche cosa che devo capire. Certamente Cristo non si lamenta con Dio. E siccome lui è perfetto, mi sta dando un messaggio dalla croce. Che messaggio mi sta dando? Che messaggio mi sta dando? Di essere veri, non ipocriti, veri. Io sono vero. Io a Cristo gli dico, io voglio l'amore. No, se per favore me lo vuoi dare. No, me lo devi dare. La giustizia. Io la voglio. Il Padre vuole la sincerità. E lui giustizia farà in questo mondo. Io sono per il piano C, quello che non deve succedere niente. Però io voglio il piano A, che
che si avveri subito che il padre Adonai distrugga tutto il male. Lo voglio domani mattina. Altro che mi metto a pregare perché la gente cambia. La gente non cambia, non vuole cambiare, ci vuole la spada di Dio per cambiare. Come ha distrutto Sodoma e Gomorra, come ha separato il Mar Rosso, come ha ucciso i suoi nemici. Perché nella Bibbia, se ci credete, Dio uccide i suoi nemici, li uccide, li ammazza. E il Mar Rosso si è aperto e quando si è chiuso sono morti centinaia di migliaia di egiziani, li ha massacrati. Era Dio o non era Dio? Rispondetemi, era la Bibbia o me la sono inventata? Era il padre di Cristo, quello che è apparso a Mosè, quello che ha ucciso gli egiziani con la pestilenza, li ha fatti morire dissanguati, ma non era lo stesso padre di quel figlio che poi è venuto con l'amore? O era un altro Dio? Era lo stesso padre. E allora anche Dio è duale nella materia, è l'amore ed è la giustizia. E ma poi sono d'accordo con Enzo, il quale è pronto a dirmi subito, hai ragione, ma anche la giustizia è un'altra forma d'amore, giusto? Alla fine, hai visto che siamo d'accordo? Alla fine è tutto amore. Anche io che mi sono incavolato. Tanto. Perché io sono incazzatissimo. Ma per amore. Perché io voglio vedere i bambini. Non violentati. Io a Palermo voglio vedere che la gente cammina tranquilla, non che gli spari. Io conosco un sacco di mafiosi pentiti. Io conosco la mafia come le mie tasche. E se tu gli dici a un mafioso, senti, ma sai, devi... Quello ti ride in faccia. Ti ride sulla faccia. Dopo che ha parlato con te, esce. E se deve uccidere un bambino e scioglierlo nell'acido, lo fa. Potete pregare tutte le nottate che volete. Lo faranno lo stesso. E allora... Preghiamo dalla mattina alla sera, ma se abbiamo la possibilità di fermare il male e il Padre Adonai ci dà il potere di farlo, facciamo anche con la forza, non con la violenza. Io non ho armi, non ho la spada, non ho i mitra e sono pacifista e ho fatto la firma, ho fatto tutte le firme della guerra senza se e senza ma. Io so che faranno una guerra e sono contrario. Perché non bisogna fare, io vorrei abolirei tutte le armi del mondo, però siccome Dio può usare la sua giustizia, io sono a favore solo di alcune armi: l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco. Queste sono le mie armi, e che devono distruggere questo uomo se non rispetta la legge di Dio. L'acqua, l'aria, la terra e il fuoco distruggeranno, vi distruggeranno. E allora, siccome io vi amo tanto, e siccome sono venuto in questo mondo per dare la mia vita per voi, cari fratelli, io vi annuncio che ci saranno delle catastrofi, che voi vi sbattete la testa nel muro, perché dite, Signore, basta, e non basteranno. E allora, per evitare che voi vi sbattete la testa nel muro e il sangue vi schizza in tutti i lati, io vi invito a stare sereni, a pregare, ad agire. Perché se voi state lavorando come questi ragazzi qui in questo luogo sacro, l'acqua qui farà, o lo tsunami, o il maremoto da Trieste che viene fino a giù, l'acqua in questo posto farà così. Non lo toccherà. Perché questo è un luogo di pace, di fratelli, che si amano, gente per bene. E siccome l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco le comanda Dio, Dio non vede la santa, non vede questi ragazzi meravigliosi che stanno dando la loro vita per il prossimo. È l'acqua che fa, l'invate e gira. Ma se qua gira, a Trieste la annienta. Roma la mette a fondo, il Vaticano la fa esplodere. Perché sono bastardi, perché sono figli di Satana e meritano quella fine. E glielo dico nel nome di Dio. Mentre qui... io mi ginocchio e dico, Signore, questo posto risparmia, questi sono i miei fratelli. Non scatenare la tua vita qui. Questi amano tuo figlio.
Questa è la mia vita. E allora preparatevi, perché ci sarà una guerra quest'anno. Forse quest'anno, l'anno prossimo, sicuro, al 100%, non c'è piano A, B o C. E lo vedrete. E quando lo vedrete, mi telefonerete, Giorgio, purtroppo avevi ragione, perché io lo so, perché me lo ha detto qualcuno, cioè il Padre mio. Ci sarà sicuro. Potete pregare e sbattervi la testa, non cambierà, perché ha deciso il Padre di distruggere l'uomo, come ha fatto con Sodoma e Gomorra. L'unica cosa che farà, salverà i suoi eletti. E basta. E quindi perché vi devo mentire di quello che so? Preparatevi. Io non vi voglio preoccupare, io vi voglio terrorizzare. Che è diverso. Non vi voglio mandare a casa che voi pensate, ah, ma forse c'è una possibilità. Non c'è nessuna possibilità. Il Cristo tornerà con la spada della giustizia e non avrà perdono per gli assassini della vita. Capitolo 24 di Matteo, i cabroni, andate via da me, iniqui. Questo farà il Cristo. Si chiamano il Papa, il Vaticano, la massoneria, la criminalità organizzata, le guerre, i miliardari, i ricconi, i materialisti, quelli li scaccerà, così il Cristo. Ma Signore, ti chiedo, ma dove lo farà dire? Li annienta, mentre i suoi figli, venite qui, pargoletti miei, voi che mi avete visitato nelle carceri, voi che mi avete dato da mangiare mentre morivo in quel bambino, voi che mi avete visitato mentre ero malato, Signore, ma dove ti abbiamo trovato? Dicono, non sappiamo. Ogni cosa che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatta a me. Questo è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Allora, concludo dicendo che vi amo tanto, ma io sono un assetato di giustizia e io voglio giustizia. Non la prego la giustizia, io la voglio, perché è un diritto del cosmo, dell'universo. L'armonia, la carità, la fratellanza, la solidarietà, l'amicizia. Gesù disse, quando è risorto e apparsa a Maria Maddalena, gli ha detto: Maria, Gesù Cristo, il figlio di Dio, quello al quale noi ci dobbiamo inchinare, gli ha detto: vai, avverti i miei fratelli, i miei fratelli, avverti i miei fratelli. Dio che dice a una donna, vai Maria, avverti i miei fratelli che mi mostreranno in Galilea. Quindi questo Gesù è veramente il maestro, perché è il re che chiama i suoi schiavi fratelli. Ecco perché io lo amo più di tutta la mia vita. E credetemi, lui mi vuole così. Se io domani comincio a parlare calmo, lui mi dice: tu non sei più tu, che ti è successo? Gesù mi appare e mi dice: che cosa ti è successo? Non sei più tu. Tu non prepari il mio ritorno gridando, ti sei fatto condizionare dalla materia, ti hai fatto i soldi. No Signore, io voglio essere così, voglio gridare al cuore della gente, perché so che esiste quello che ti torna. Allora io voglio la giustizia, non la voglio, ma non per me. No. Non chiedete giustizia mai per voi. Se vi perseguiteranno, state zitti. Se vi faranno un torto, perdonate. Se vi rubano i soldi, dateli anche agli altri che ce l'hanno. Ma se toccano uno dei vostri fratelli, no. Dovete difendere il fratello anche a costo della vita. Se toccano i bambini, no. Non lo permettete, gridate, protestate, rompete i vetri, fate qualcosa. Dio premia i coraggiosi, non i deboli. I deboli li vomiterò dalla mia bocca. Allora, tutto quello che stasera ho chiesto, gridando, non l'ho chiesto per me. Io voglio che i miei bambini non muoiano più 30.000. Perché noi siamo considerati, e concludo, la civiltà extraterrestre. Perché esistono gli extraterrestri, grazie a Dio, nell'universo. Dio ha creato miliardi di mondi. Ci considerano a noi come le locuste. Sapete cosa sono le locuste? Sono degli animali che succhiano, parassiti. Noi siamo parassiti.
noi non meritiamo nemmeno di vivere. Ma siccome la misericordia della Madre Celeste chiede al Padre di farci ancora vivere, ancora ci sta facendo vivere. Però molto presto la Madre Celeste chiuderà la bocca e allora si scatenerà l'ira di Dio, l'ira di Dio, l'ira di Dio. E allora vi prego, fratelli, fatevi trovare facendo del bene. Vi assicuro, ve lo prometto, mi gioco la vita che se il Padre vede qualcuno che fa del bene lo risparmia. Non solo, ma gli dice ti darò il regno di Dio. Quindi beati tutti coloro che vengono in questa struttura che conoscono a Enzo, perché loro saranno salvi. Beati tutti quelli che si avvicinano a un gruppo spirituale, di qualsiasi fratello del mondo, anche che non conoscono, perché saranno salvi. Maledetti invece all'inferno, nella morte seconda, tutti quelli che vivono ancora nella materia e tutti quelli che hanno disubbidito i 10 comandamenti. Di loro